No, no, lascia stare Dondino, guarda, è sempre bello avere qualcuno che ti ascolta. A me lo dici? Ne parlavo proprio oggi col muro. Anzi, Fanfini, che tengo da fare. Che mo, stavo facendo un ragionamento col muro, che è bellissimo. Allora, ascoltami. È libero? Prego. E se uscissimo e ti offrissi una pizza? Una pizza. Ma io vorrei qualcosa di più. Facciamo due pizze? Facciamo tre? Eh sì, complimenti, bravo, no, no, potete stare seduti, potete stare. No, non serve, no, serve perché è così che vanno le cose in Italia. Vergognatevi, vergognatevi, perché non si può che l'Italia va a rotta e poi... Cosa che devi sempre farti sentire da tutto il mondo? Che cosa che sei così nevrotico? Sono andato allo sportello, ho chiesto due raccomandate, si sono alzati in cinque. Ho fatto pure il concorso alla posta, non mi hanno preso. Vergogna quella faccia! Sì, scusate, però sento... Io adesso ti faccio una domanda, voglio capire, ecco, se domani Gesù dovesse suonare alla tua porta, tu lo riconosceresti? Padre, sicuro, Ah, che bello. sicuro. Come mai questa convinzione, diciamo? È perché a casa mia sono 2 anni che ho rotto il campanello, quindi se suonano scuramente gli Niente, a forza. ma buva, sciamani, ci manca te. Ancora camminare. Dottoressa, Sì, e sta partorendo. Sta partorendo. Stia tranquillo, abbiamo evitato il cesareo, quindi deve stare soltanto tranquillo. La parola, Arriva, arriva dottoressa. presto! Arriva. Come si fa a stare tranquillo? Che succede, figliolo? Oh, padre, niente, no, mia moglie sta partorendo e si sta lamentando. Non ti preoccupare, pregherò per te. Grazie, grazie, padre. Santa Maria addolorata, fa che l'uscita sia dolce come l'entrata. Tu le brutte figure le fai da solo, non è colpa mia, basta guardarti che da farci. E poi quando dico che c'ho ragione, pure, non devi insistere. Ma sì, ma se avessi evitato di dire stupidaggini davanti agli amici ieri sera, abbiamo fatto una brutta figura. E comunque, parlare con la bocca piena è di cattivo gusto. Vedi che parlare con la testa vuota è ancora peggio. Ne farai di strada, figlio mio. È vero, credi che abbia talento, papà? No, che talento. È che hanno bloccato la strada, vedi? E quindi devi andare a scuola a piedi. Lo sapevo io, però. Fatta ricordare che mettevano le transenne, capito? E al ritorno, cioè, è inutile che ti venga a prendere. Cioè, quando hai scavalcato qui, vai a piedi. Se andate 3 km, se ne arrivi a casa. Cioè. Vai, dai, che vai. Giacomo, ah. Non mi riconosci? Jack, sì, mo ti riconosco. Al terminal crociere siamo io. È vero. E tu ancora con la valigia stai? Eh sì, non trovo la cabina. E vabbè, va, vedi che mo se ti vedono sono guai, sono. Ma così. Ma perché ti metti sempre così? Così stiamo sul manifesto, scusa. Ah, hai ragione. Jack? Sì? Ma tu mi ami? Sì, ti amo, Rose. Ma mi ami davvero, davvero? Ti amo davvero. Guarda, potresti affondare la nave se dico una cazzata. Cos'è questo rumore? Che è stato? Non lo so, un rumore senti. No, so, mo vado giù, vado a vedere giù. Tu prepara pinne e costumino, non si sa Sì? mai. Facciamo un tuffo? E ti lascio la valigia, aspetta. Vabbè. Sì. Fai presto!